questi parlamentari sembrano tutti dei criminali oppure sono anche brave persone? Ma io li ho incrociati pochissimo parlamentari al palazzo, io ho visto solo funzionari, assistenti parlamentari, e sono tutte delle persone splendide, disponibilissime e gentilissime. Ma i parlamentari, a me chi li ha visti? Oggi li ho visti per la prima volta in aula. Ma non si vedono solitamente nei palazzi girare. Ma le sembrano dei criminali così cattivi come vi immaginavate dal blog? Guardi, oppure guardi, a vederli in aula, cioè non era così facile digerire sapendo la storia di ognuno di loro. Perché non è dalla faccia o dal vederli che hai un'idea, è dalla loro storia, da quello che c'è dietro. In aula c'è Formigoni, in aula c'è Scilipoti, in aula c'è Verdini, in aula c'è di tutto, quindi... Questa cosa fa molto senso. Forse l'emozione più grande è quella, l'emozione in senso negativa, sì. L'emozione in senso negativo. I parlamentari le fanno senso. E in questo senso sì, alcuni parlamentari con tutto quello che hanno alle spalle di situazioni equivoche legate a chi ha le firme false, chi è perché indagato, chi ha ammesso di essere stato corrotto e avere preso 2 milioni di euro da Berlusconi per passare, cioè e vederli lì in Parlamento sinceramente mi fa pena il Parlamento, mi fa pena il popolo italiano a pensare che è il luogo più alto, del quale abbiamo il massimo rispetto. È una delle prime cose che abbiamo detto al segretario generale quando siamo venuti la prima volta qui. Abbiamo dichiarato che noi avremo un rispetto alle istituzioni che sarà altissimo e non ci tireremo indietro davanti a questo. Non delle persone che le hanno frequentate, che purtroppo alcune delle quali purtroppo continuano a frequentare. Ecco. Poi vi dico anche delle scene in aula, potevate vedere benissimo che c'era un certo punto delle scene in cui vedevi l'aula, mezza aula, compresi i grillini, completamente ordinati, seduti, è tutta un'altra ala che era un macello, gente che alzava, indifferente, chiacchieravano, confusione, finché addirittura il presidente Colombo ha dovuto richiamare i senatori a sedersi e stare un attimo in silenzio perché non si sentiva la voce di chi chiamava per andare a votare, quindi tutto questo, sì. Gente che vedi che entra là dentro con un po' sbruffone, un po' padroni di casa con questo atteggiamento, ecco, sono quegli atteggiamenti che un po' visti dall'alto, perché io ero in una posizione privilegiata, perché ero sul banco e quindi vedevo un po' tutto. Ecco, ho visto anche questa scena di vedere un emiciclo, devo dare atto al PD che erano molto ordinati, e il Movimento 5 Stelle in una posizione centrale alta, ordinatissimo, e poi dall'altra parte casino. Vi state avvicinando al PD allora? No, noi siamo al centro.